Allora, stiamo parlando del cantiere dell'università, scavi, insomma, ritrovamenti importanti e interessanti. Mi consenta la domanda, ma a Porta Madonna che succede? Allora, a Porta Madonna è successo che i lavori sono ripresi, non so se questo magari nel frattempo non lo sapete, ma è già una notizia. C'è stato in realtà non un problema, è una complicazione dovuta al fatto che l'area archeologica è solo parzialmente scavata e quindi nella necessità di rifare una copertura sono state andate a individuare degli altri punti di appoggio e questo ha determinato la necessità di fare degli approfondimenti per far sì che questi punti di appoggio non andassero a interferire con le strutture archeologiche al di sotto, quindi abbiamo dovuto fare tutta una serie di verifiche che si sono concluse da poco, abbiamo dovuto fare una variante al progetto che ci ha permesso di salvaguardare le evidenze archeologiche e ovviamente procedere con la copertura e quindi adesso abbiamo ripreso i lavori che, lo ricordo, sono in capo all'ex sovrintendenza Abruzzo, ora sovrintendenza Chieti Pescara, perché il nostro ministero ha subito nel frattempo anche due riforme. Volendo dare un tempo di riapertura? Allora, noi entro la fine dell'anno, queste sono le indicazioni della direzione lavori, dovremmo riuscire a concludere l'intervento, quindi entro l'anno, dopodiché come sovrintendenza all'Aquila Teramo faremo delle opere di manutenzione ulteriori sulle strutture archeologiche per restituirle, come dire, al meglio alla cittadinanza, quindi immaginiamo che ad anno nuovo, dalla primavera prossima, potrà essere comunque riaperta al pubblico, restituita al comune che poi è diciamo, l'ente che ha in gestione quell'area archeologica. Di questione irrisolta, in questione irrisolta, il mosaico del Leone, è un problema che non si riesce a risolvere. No, in realtà allora da un punto di vista della conservazione è un problema assolutamente sotto controllo, nel senso che a seguito poi di una serie di interlocuzioni con la famiglia ha effettuato un restauro di tutte le strutture e nello specifico del mosaico del Leone, è in corso una trattativa, ma qui c'era anche il comune, con il comune per definire le modalità di gestione e per inserire anche il mosaico del Leone all'interno della gestione comunale, quindi delle aperture dei percorsi archeologici gestiti dal comune. Quindi siamo a buon punto. Siete fiduciosi? Sì, sì, sono tante cose insieme, quindi non sempre si riesce a fare tutto. Poi adesso stiamo parlando di Teramo, ma nel mio caso specifico, nel caso della sovrintendenza, io sono funzionario anche di altri comuni, quindi ogni comune ovviamente ha le sue criticità. Teramo come comune, come storia, è certamente uno di quelli più, che dà più lavoro.